In questo documentario ci interesseremo di come alcuni gruppi di potere... Ricordiamo Raimondo di Sangro, principe di San Severo. Da lui ha avuto inizio una società occulta di cui si parla fino al secolo scorso. Si chiamava Ordine Osirideo Egizio. È in Arcadia Eco. Da circa 3 settimane stiamo effettuando delle riprese sperimentali per il mio progetto di tesi. Adesso ci troviamo di fronte alla villa di Toscano Levano. Leggi la camera. Che cos'è questo? Non devi prendere oggetti che non ti appartengono. Sono ormai 4 giorni che ho perso completamente i contatti con l'amico che collaborava con me al documentario. Che esiste un'altra parte del medaglione che, unita a questa, formerebbe un codice. Dove potrebbe trovarsi? Sarebbe davvero troppo complicato. E se sarebbe diviso in 3 parti? Noi ne abbiamo solo 2. Dove si troverebbe il messaggio? Dove il chiodo sollevi il velo. Cappella San Severo. Il Cristo velato. Davide, guarda che la mia prima preoccupazione è la laurea. Capisci? Credi che la rimando soltanto perché non abbiamo ancora trovato il tesoro dei Templari? Ma lo vuoi capire che è tutto collegato? Che a Napoli c'è un'antica leggenda storica. Il fiume che scorreva dove ora c'è la statua del Nilo. Esatto. Sul medaglione c'erano altre coordinate. Perché non me l'hai detto? Perché aveva trovato la soluzione. Non me la sentivo di spingerti ancora oltre. Cosa mancava sull'altare? Mai vista una cosa del genere. Scenderebbe nelle viscere della terra di centinaia di cunicoli. Che ne pensa? È un tempio. Cosa nascondeva questa gente? L'Arcadia. Alcuni dicono in un mondo sotterraneo.